Quali sono i 15 step da compiere per ottenere una limited liability company organizzata all'interno degli Stati Uniti perfettamente funzionante? Parte seconda. Quali sono, abbiamo visto nel video precedente, gli step da 1 a 5, adesso vedremo gli step da 5 a 10, step fondamentali per evitare due cose su tutti, cioè il tempo che perdete ogni giorno dietro la contabilità, il costo per ottenere una società a responsabilità limitata perfettamente funzionante tendenzialmente in Europa, il costo del commercialista spesso piuttosto elevato. Ci vediamo tra un secondo. Partiamo subito con lo step numero 6, altrimenti vi tengo sulle spine e mi mandate a quel paese. E non è questo l'obiettivo di questo video. Quindi abbiamo visto gli step da 1 a 5, qual è nel link del video precedente, lo trovate sotto, in maniera tale da non farvi perdere. Mentre per quanto riguarda lo step numero 6, è quello di ottenere un indirizzo postale all'interno degli Stati Uniti. Ora, se tu hai un business address, nel senso che hai un business operativo all'interno degli Stati Uniti perché avevi bisogno di un negozio fisico, perché parte del tuo mercato si svolge fisicamente all'interno degli Stati Uniti, allora probabilmente hai già un business proof address e quindi non hai necessità di aprirti, di rivolgerti a un servizio di mail, a un servizio postale. Se però non fosse così, cioè sei un non-US tax resident che ha organizzato una LLC per svolgere un business, per esempio, online, e allora hai necessità di affidarti a un servizio postale locale, quindi statunitense, americano, il quale ti permette di ricevere la posta legale, societaria, di clienti, fornitori terzi, soggetti terzi in generale che relati al business. Loro ricevono questa posta, te la scannerizzano e te la mandano via email. Esistono alcuni servizi anche piuttosto affidabili, come per esempio iPostal1.com o come USMail1.com. Ma ce ne sono comunque veramente centinaia. Adesso poi magari dedichiamo un video facciamo una recensione dei più affidabili, però questi due che vi ho nominato non sono niente male. Ricordiamoci che quando andremo a autorizzare ad aprire un mailbox, un indirizzo postale, ci faranno compilare una cosa, un form che si chiama 1583, con il quale stiamo autorizzando tendenzialmente il provider a ricevere la posta in nostro nome. Quindi è perfettamente normale se vi sottopongono questo form, lo ripeto, 1583, perché senza loro non hanno autorizzazione a ricevere la vostra mail, ok? Lo step numero 7 è aprire un US Bank Account, cioè una banca all'interno degli Stati Uniti. Ci sono due modalità. La prima è banale, anche se molti non lo sanno in realtà, cioè è fisica. Io, gli Stati Uniti probabilmente oggi sono uno dei pochi paesi che permettono di aprire un conto corrente e di legarlo a una LLC. Quindi fisicamente, se io mi trovo in uno qualsiasi dei 50 stati, posso legarlo a una LLC che si trova incorporata, organizzata in un altro dei 50 stati. Quindi non deve esserci corrispondenza tra la sede fisica della società e della banca presso la quale apriamo il bank account. È preferibile, probabilmente è più semplice. In realtà, fisicamente l'apertura di un conto corrente è però una sorta di lotteria. Non, come dire, prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, però è molto simile alla, è molto vicino alla realtà, quindi dovrete fare un po' la questua, cioè andare di banca in banca e le cose potranno cambiare a seconda dell'istituto bancario, ma anche a seconda dello sportello dello stesso istituto bancario. Quindi armatevi di pazienza e andate un attimino a fare il giro delle 13 chiese, quindi bussate un po' a tutti, vedete come reagiscono. Questo è come dire, potrebbe sembrare un commento atecnico, per certi versi lo è, ma a chi si sporca le mani con la realtà quotidiana e non rimane soltanto sui libri, deve anche fare capire ai propri clienti come gira la giostra concretamente. Ok? Quindi siamo lì, andiamo un po' a disturbare le varie banche. Chiaramente lì dipende dalla bontà del business, da quello che fate, dal turnover, eccetera, eccetera. Sopra il milione è molto più semplice, sotto il milione diventa un po' più complicato. Andremo da banche più piccoline, riproveremo e riproveremo. Ok? Se invece non possiamo, o se dobbiamo aspettare, non abbiamo intenzione di andare immediatamente negli Stati Uniti, è possibile ottenere un bank account
online. Sono diversi i provider, magari facciamo un video dove facciamo la lista con delle recensioni. Pioneer è uno dei più famosi, eccetera, eccetera. Non sono difficili da provare, molti sono reliable, cioè sono assolutamente affidabili, altri un po' meno. Anche qui facciamo attenzione, però è possibile, anche piuttosto semplice, legare un bank account online alla mia LLC, così da renderla perfettamente funzionante. Step numero 8, ottieni un merchant account, cioè abbiamo ottenuto un bank account, ma adesso dobbiamo farci pagare, soprattutto se i nostri sono servizi automatici o scalabili, che ne so, un Amazon FBA, piuttosto che un siamo un infoseller, vendiamo infoprodotti. E abbiamo bisogno quindi di vendere numerose transazioni, allora dovremmo cercare di collegare al bank account uno dei classici strumenti di pagamento che vengono detti in gergo merchant account. Per chi non lo sapesse, il merchant account posso farmi pagare tramite carta di credito, per esempio, dei miei clienti, o posso collegare PayPal piuttosto che Stripe, piuttosto che Pioneer, piuttosto che Authorize, eccetera eccetera. Sono diversi. I più comuni, lo sapete meglio di me, sono PayPal e Stripe. Facciamo attenzione alla valuta in cui abbiamo necessità di aprire il merchant, facciamo attenzione anche al cambio valuta, se incassiamo in euro e poi abbiamo necessità di appoggiarlo di nuovo sul conto, ma non abbiamo un auditing, lo vediamo tra poco perché c'è un problema di valuta in quel caso. Ok, step numero 9, ottieni un'assicurazione aziendale. Questo è uno step un po' generico, vi dico la verità, però potrebbe essere il caso che determinate tipologie di business, soprattutto se avete impiegati sul posto e quindi avete bisogno di un determinato tipo di assicurazione per proteggere chi lavora nei vostri locali commerciali, nei vostri magazzini, piuttosto se soprattutto se avete comunque obiettivamente una presenza fisica, e allora c'è tutta una serie di assicurazioni anche per essere compliant con le leggi nazionali, locali e federali, che va attentamente osservata, perché se poi ci troviamo in un evento senza quell'assicurazione ci fanno piangere sangue. Step numero 10, ottieni un ITIN, che questo ho italianamente detto, italianamente terribile, ITIN. L'ITIN è l'Individual Tax Identification Number, è un tax ID, quindi un numero di identificazione fiscale sempre emesso dall'IRS, che è riservato a coloro che hanno obblighi di compliance, che sono formalmente inquadrabili come contribuenti, come taxpayer all'interno degli Stati Uniti, ma che non hanno diritto a un Social Security Number, quindi un numero di previdenza sociale, come per esempio i non US tax resident che organizzano una LLC all'interno degli Stati Uniti per svolgere un business online. Quindi è classico l'ipotesi, appunto, di chi la apre per esempio dall'Europa non ha diritto a un SSN, a un Social Security Number, ma potrebbe, non è obbligatorio, quindi non lo devi assolutamente aprire immediatamente, ma per svolgere una determinata serie di attività potrebbe essere, anzi è obbligatorio se vuoi svolgere queste, se vuoi ottenere alcuni risultati, tipo collegare il merchant account al bank account, a volte è fondamentale anche per aprire lo US bank account, quindi soprattutto quello fisico in loco, serve a compilare la dichiarazione dei redditi, cosiddetta tax return, quando è il caso di compilarla, serve anche a pagare le tasse, quando è il caso di pagare le tasse, serve ad essere compliant con gli obblighi di withholding che possono sorgere negli Stati Uniti se la nostra fonte di reddito, per esempio, è statunitense. In quel caso voi sapete che si rischia una ritenuta del 30% a seconda della tipologia di reddito, royalty, dividendi, se e rising, cioè se provengono, se sono, se la source of income è all'interno degli Stati Uniti. Serve anche l'ITIN, serve anche a chiedere se c'è necessità di un mutuo piuttosto che un finanziamento per ottenere il fitto di un locale commerciale, e la modalità, l'azione per cui è più richiesta, perlomeno insomma da molti miei clienti, è quella di collegare il merchant account al bank account. Io sono Luca Taglialatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto questo video, clicca subscribe, mettimi un like. Noi ci rivediamo nel terzo e definitivo video di questa serie di video, per scoprire quali sono gli ultimi 5 step che formano i 15 per incorporare una LLC perfettamente legittima e funzionante all'interno degli Stati Uniti. A tra poco.